A me piace un cinema, è molto emotivo, che sta addosso ai personaggi. E in questa storia io ho cercato di entrare nella psicologia di queste persone e quindi avevo bisogno di avvicinarmi, lavorare su toni scuri, perché il film è molto scuro, ma avere sempre a fuoco e luce sugli occhi, perché gli occhi sono il principale veicolo di emozione, di empatia. E quindi sì, era stata una scelta. Devo dire che mi sarebbe piaciuto anche fare dei campi lunghi, non li ho fatti purtroppo perché le settimane, il tempo era talmente poco che ho dovuto fare delle scelte e ho preferito scegliere l'essere umano al contesto. Poi il contesto c'è, anzi è importante perché il paese l'ho scelto perché ha questa struttura labirintica, come se fosse proprio una prigione, anche il paese è un labirinto, la casa è no, è circondata da montagne, quindi anche quello sembra una prigione, è tutto strutturato su una prigione, e questa prigione viene rotta solo nel finale, quando lei fugge e c'è questa camminata verso una luce che è data dallo Stato. Sì, grazie. Moderno. L'avviamento è moderno, Ciccio fuma una sigaretta elettronica. Ci sono degli elementi che ci portano all'oggi, ma c'è questo tempo fermo, un po' arcaico, immobile. Io ho scelto volutamente di non mettere cellulari, telefoni, apparecchiature tecnologiche, perché? Perché volevo restituire questo senso di oppressione, di isolamento totale che queste donne vivono. Poi, in realtà, se voi andate in alcuni paesi della Calabria, e parlo dell'Aspromonte, pure se qualcosa, sono posti veramente senza tempo, che sembrano fe fermi nel tempo. Quindi è stata una scelta stilistica ed estetica per dare allo spettatore questo senso di oppressione ancora più forte, ancora più violento. E poi ho giocato con degli elementi moderni perché non volevo restare troppo ancorato a un tempo così arcaico. Quindi c'è una commistione di temporalità, che è stata una scelta mia di regia per dare un senso di claustrofobico, ecco, di non uscita, di blocco emotivo. Il muto della nonna che pulisce le mura. La morte per acidemoniati. Poi avete capito che alla fine, perché allora è un film che necessita attenzione, soprattutto per i più giovani, perché voi siete abituati, i giovani sono abituati a vedere i film dove tutto è un po' spiegato, no? Questo è un film dove si spiega poco, cioè le informazioni sono dosate, perché a me piace che lo spettatore sia attivo e che interpreta il film, c'entra, si fa delle domande, magari lo rivede pure, perché ci sono tanti ragazzi che sono tornati a vederlo 2 o 3 volte, l'hanno scritto sui social, perché si fanno delle domande. E questo è il tipo di cinema che a me piace. Si capisce in realtà bene come è morta la mamma solo nel finale, perché Ciccio glielo dice, no? Quando dice, sa che ci fece la mamma a bruciarlo con l'acido. Perché questa morte, la morte, una morte rituale, perché la 'ndrangheta lavora per codici e per simboli, le donne che parlano vanno punite con l'acido muriatico, perché l'acido corrode la gola e quindi distrugge e lava, brucia il disonore di chi ha parlato. Maria Concetta Cacciola muore, spacciano questa morte per suicidio, così come dice la nonna, e dice mamma da si è suicidata, è stata spacciata per suicidio, ma una donna non si suicida bevendo 1 litro di acido muriatico, perché una donna muore con mezzo bicchiere di acido muriatico, non con 1 litro. Tant'è che infatti sono stati condannati il fratello e il padre e la madre, quindi sono stati condannati la famiglia Cacciola per questo atroce delitto. Quindi è una morte simbolica, molto violenta, che è un monito al silenzio. Va per l'appunto.